Signora Palmira, svegliatevi! Non fatela cattiva! Signora Palmira, uscite! Badate che chi dorme non piglia pesci! Chi è? Sono io! Volevo essere il primo a farvi gli auguri, perché oggi è il vostro compleanno! E voi che ne sapete? Dalla tessera che mi avete dato quando vi ho registrata! Vedete che attenzione! Grazie! Però mi avete fatto prendere uno spavento! Uno vi trova così davanti alla porta! Ma non avete sentito? Chicchirichì! Sono Peppiniello, il gallo del mattino! No! Non ho sentito! Tenevo la radio accesa! E allora perché siete uscito? Io? Non Peppi! Perché sono uscita, Ma voi quante cose volete sapere? Ah, andavate nella stanza di Gino Dorelli! Io? Ma come vi permettete? E allora da Don Silvestro Petrella! Ma siete pazzo? E allora tu chi? Dove andavate? Io? Ma voi vedete un poco! Don Peppi, andavo nel bagno! Siete contento? A me mi pare che andate troppo spesso nel bagno! Ma che dite? Io vi sento quando uscite e quando entrate! Ma siete sicuri che andate nel bagno? Gesù, Gesù mio! Che se sono cose pazze! Qua! Controllano pure quante volte vai nel bagno! Bella! Bella! Tu mi resisti! Mi chiamo Peppino Cavadosta! Pronto? Fioraio Piscitieri? Sono Peppiniello! No, scusate! Sono Don Peppino della pensione della tranquillità. Volevo ordinare un bel mazzo di fiori, tutto colorato, bello, No, glielo porto io stessa la persona, Quello ci fa tanto piacere, sì, Gli potete mettere un bigliettino dorato. No, ve l'ho detto io, ascolta, ho la vostra grafica, mi preoccupo. Se non farete quello che mi aspetto da tanto tempo, morirete. Va bene, lo sei. Come faccio trovare la camera sua? Due siccose, mo c'è, come c'è? Poi, quando vai tu? Oh, Gianna, ma tu non dormi più la notte. Prostituto, ma quando vado te la giarice? Perché tu il fermo ne capelli in davanzione, la lascia sta. Ci mi sono posto le notte in davanzione. Ma che su sti sua manzo gialla che ti mette a leggere, ti è pigliata una maniglia. Poi, posa qua, io voglio leggere il romanzo giallo e tu quante ne vedi? Io la notte non posso dormire, sono finito in giorni. Ma sì, tre o quattro volte, che poi con sta matita rosso, no, sì, ma che signa? Ma ci metti caso, quante ne vedi, capito? Ma venite a girare con Dalizza, a girare con... Diciamo, riesci da dare in due sonno. No, sei scelta adesso sola, sta rumendo ancora, va a te! Ma io non avevo in questa maledetta! Ma non avevo in questa Don Gennaro! Chi è? La maledetta! Oh, io signora! È sua mozza! Io volevo sapere... Dove stavate? Stavate nel bagno, è vero? Sentite! Che in questa pensione si controlla la luce delle telefonate! Io lo posso capire! Ma il bagno è come il pronto soccorso! Ci si può andare gratis e a tutte le ore! Scusa! Hai visto che è un mio? Ma che se pensi che oggi mi sono pipiometro lì in tuo bagno? Ma che cos'è? L'hanno inventato gli americani? No, i giapponesi, per prima davano un pipiometro. Buongiorno. Buongiorno, Carmelo. Ci sono novità? Ho capito. La luna non è tramontata ancora. La luna? E le stelle stanno a guardare. C'è no, fra, ma che ora sono? Sì, è venerdì. Oh, ma che sta succedendo in questa casa? C'è no, fra, tu ti devi calmare. Oramai l'hai detto a questo che ci fai le cambiali e ti sei preso i soldi. Ma perché non se ne va? E te la dico per questo grande cornone disgraziato. Buongiorno, Carmelo. Ma dici. Ah, è
nella mare. Ma non è mica morto, sai come lì? E mo mi è sciuta Carmela. Ma non ha fatto tempo, non ne va tre, non a Carmela? Non so. Niente. E invece questa simpaticona di genere femminile. A come mangiamo? A cominciamo che abbiamo fatto una bella tazza di caffè, perché a stamattina sono senza manca una goccia di benzina in corpo. Veramente? Perché lei, la signorina Rosetta, fa sempre? La signorina Rosetta è aiutata dalla zia Francesca a Napoli, alle falde del Vesuvio. Ettore! Ettore! Senti in geografia! Yam, yam! Yam a fare su caffè, yam! Ma che venite a fare, Priestone? State a loca! Niente! Catania vai! Catania vai! Catania messina qua dentro! Sì, sì, tutta Sicilia appresso a te! E ti si chiude assente la prima messa. Mi volevo confessare. Nanni, non cominciamo a sapere che mi fai mettere un coraggio. E ma se sta bibbia. Ma qua bibbia ce n'ha. L'assassino della notte. Un grande libro giallo di un autore straniero. Che non saccia leggere un uomo. Nanni, cari mi dico che perdiamo tempo perché soluzione non ce la sanno. Ah, ma che sta qua? Morte nella vasca da bagno. Ehi, che già fa? È semplice, Nanni. Noi, perché ha mandato Rosetta di Francesca? Buonanotte. Il mogino maledetto, come tutte le mattine, si sveglia. E che cosa fa? Micina, micina mia. Preparami il bagno. Ma gatto non ci sta. E un bagno ci ho preparato. Io? Ah, perché non ci ho preparato tu? Nanni, queste sono quasi le prime. In un bagno già sta un filo della corrente elettrica che è stata tagliata. Tu che cosa fai? Riempi la vasca da bagno piena d'acqua. Levi con molta cautela e prudenza un nastro isolante vicino filo e ci metti in la vasca. Ho il nastro isolante. Oh filo, Nanni! Non suonato come è, non se ne accorge, sta meno rindasca e mora fulminata. E poi me l'ho fatto che avevamo puntato. Avevamo puntato, non avevo tempo di morire, contavamo fino a 60. Poco fa tu, corro lì in un bagno, lì avevo fino a rindasca, ora non so lì, la gente corre. Ed è tutto fatto, delitto perfetto, morte per infarto cardiocircolatorio. Sì, ma ho figlio di nuova, l'indavasca, ci vai a lavare tutto. La mia gente che sono quasi ferma, capito? Ma c'è no, ma con un cadavere morto, annuro, l'indavasca, sono quasi ferma, e che ci facevi in questo bagno? Sì, vabbè, allora con il figlio ci vanno a lavare, io. Gennà, ma a me mi parlano sonno. Gennà, ma noi io a Cilippo proprio non mi vivo. No, è che ne siano morti, ma ce ne sono abbate a niente. Una volta, quando ascevo in la sacca, portavo il pinno e con ci muovo fegato. Ma se capo con che mani ce l'hanno, ho volete. E così venimmo sbagliati in dol sapone, eh? No, in dol sapone no. È capace con destino, ma vai a finire in della saponetta. Casa la vedi e non ci sono re. Ma mi ha una cosa. Lì mi ci ho trovato a domani un momento e non ci fanno fuori. È permesso? Ma via! Oh, può proprietare la pensione, siete voi, eh? No, no, i tuoi passaggi sono un cliente. Voi siete la moglie e lo proprietario. Che volevo, Sherry?
parla la signora? Io la francese, tengo una camera affittata qua. Ma insomma, a chi l'altro consegnasti, fio? Ma non c'è lontano così cosa, no? L'avete capito che c'è sta a bombare? Spaziata. Poi pare che abbia mentito a paura di fiore. Madame, madame, guardè come profume ha. No, non voglio vedere! Scusate, ma la signora non era francese. La signora è poliglotta, ha fatto bene, fatta pure. A me questo mi pare proprio la pensione di scema. Sentite, io mo la scicchiamo una vaga e decido se proprio dare una pensione che venisse a bascia regola con maestra mia. E se intanto volete anticipare una piccola mancia. La mangia va a te, no? Perché sta tutto. Ah, signor, ma voi sapete perché la mancia si chiama mancia? No. Perché significa mangia. E sapete che vi dico? A me, chi non mi dà una buona mancia, fa una brutta fine. Aspetta! Cento, 300.000 lire! E la ritmo che questa è proprio la mansione di scema. Ma che dici che di fiore? Saranno un avviso, un avvertimento? Ma che ne saccia? Che no? Sono un biglietto! Pigliolo! E c'è perciò sta scritto, dietro! C'è da! Ma perché non dice tu che sono scritto? Che c'è leggere? Spigliamo il giorno, ma non me la faccio! No, a pace no! E se ci sta qualche cosa a niente che facciamo, ma non me la bomba che va accendo. Me lo cavallo qui. Bento, Bentuzzo, sciacqua tu mazzo, non dormire. Madonna mia. Ma che ha parlato siciliano? Tu sono di mio. Sei stato tu. Stai facendo poco con me, Linda. Io, Linda, la schippa. Puta frate, cosa metto? Ah! Oh, che bei fiori! Controlliamo il biglietto! Bravo, bravo! Leggi così, sta scritto, leggi. Se non farete quello che mi aspetto da tanto tempo, morirete! Gennà! E come no? Ma ci fatto scrivere stessi! Tu! L'hai fatto scrivere tu! Ma che c'è di male? È uno scherzo! Signora Palmira! Signora Palmira! Posso entrare un minutino? Sciuri! Sono venuti dai siciliani. No, mira, non è mio fratello che andava, ma scusate, ma perché siete aspettando a qualche siciliano? Sì, certi amici miei. No, io lo dico perché ma che sono venuto? In un barracasso da gente sa certe persone che parlavano siciliano. Avete sentito? Se non i picciumi che c'ha dura! Il tempo stringe. Pensateci bene. O il cemento, o il sapore. Gennà, mi sei asciutata. No, che non ti sta asciutando. Che ora è? Ui, ancora non è cedo, maledetto. Mi c'è la porta. Mi sono troppo lì, c'è la capovera, Gennà. A me sangue prende, zitto. Sei asciutata? No, non sto sentendo niente. Disgraziata, arraggio, va a base di sta voce di cane che dici. Mi sì,
che è? Le si dimise a paura? Mi sono la densa manera, io stavo solo a pensare. E signor che la rendite come sei? Vicina! Di bello, parlo con me perché la gatta non ci sta. È un gatto. Rosetta è andata da una zia a Napoli e torna domani. Allora bagno, se mi faccio fare! No, non mi occupare, ve lo preparo mia moglie. Ah sì? E allora, non troppo caldo né troppo fritto, tiepido come piace a me, No, non ho pace, mi è passato. Gennà, io a chi se legge sempre schifato. Ma oggi mi fa troppo una cosa in stomaco. Poveda, guardalo bene. Lei non può provare a fare nulla. Ha preso tutti i film. Lei in fondo è un buon uaglio. Anch'io ho il diritto di vivere. Ma caito. Voi non mi ucciderete. Ma con chi parlavo? Abbiate pietà di me. Allora capito? Che schifo. Ma che cosa? I titoli di film di questa sera. Non se ne fosse una allegra. A me mi piacciono le cose a me allegre. Mamma, ti posso dire una cosa? Se mi fa una cosa di tosse, ma pure a me non lo fa niente. Miei grandi suoceri. Non è che questa mattina mi sono svegliato sentimentale, però io ve lo voglio dire, io non ho più nessuno al mondo e quindi la mia famiglia siete voi! Non dicevo questa mattina sti cose sentimentali! No, non dite niente, non dite niente! Io ve lo ritorno a dire, io vi voglio bene! Papà! Papà! Papà e mamma! Prepara subito pacco! Veloce! Veloce! L'amore è una cosa meravigliosa! Ma questa maternità che apre la signora! Ci hanno appuntato tu! Oggi è il compleanno della signora Palmira e sono andato personalmente a fare gli auguri! Ah sì? Allora vado pure io a fare pure la signora! Però ricordatevi che io sono lo zio della vostra promessa sposa! E chi ha già fatto? Faccio chiamare Zipeppe e Mezza! Ma perché faccio spirito questo imbecille? Buongiorno! Dito! Scusatemi, tenisse per la stanza un buco, picciolo, scura, tranquilla, isolata, magari anche senza balcone e senza finestra! E come no? La dai appoggio reale! Avete ragione di scherzare, ma io sono esasperato! Quando va per il dottore dice riposo assoluto, silenzio! Io fatico all'ufficio Napoli, allora si appiccicano tutto il rumore della città! Arrangia via sto silenzio! Ah, ma sa posto! Bravo! Quanto siete belli! Ma mo' ve l'ho fatto! Tengo un nuovo figlio! Saluto! Occhio grosso studia lirica! Bravo! E corre le papà suia! Ogni tanto mi faccio e vocalizzo! Si sobbiezza il cuore! Un con. Zitto! Qui mai da fa carità! Qui mai da sta assente! Io non sfogo con una già fa! Va bene! Ma sfogate sotto voce! Oh. La seconda studia pianoforte! A terza te lo già disco con tutte le musiche rock! E scendendo! Arriviamo agli ultimi! Che pazienza! A fare l'indiano! Bella, ti va a costruire. Ma no. La ciuma mia. Zitto, si luccata fino a nuovo. E vi ho stato sentendo solo mo. Figuratevi una giornata sa. Fino a quando mia moglie si saluta la signorina la televisione e finalmente scende la dolce e silenziosa notte piena di stelle. Oh, e finalmente va a dormire! Oh, vero? Ah. E il nipotino mi ha rimattito. Ci stanno pure il nipotino! Che la quarta figlia mi è sposata, sta già a casa con me.
Fatemi chiamare. Grazie! Che la partorì da 5 mesi. E figurato una mano c'è nucleatura. Che chiagnerin da ruttata. A Ceressa, mamma e la figlia, tutte e tre in barazzo. Ma scusate, ma mamma è finita sotto. Do gemella scalata. Perfettamente sincronizzato. Farnesce gli anni. E attacca l'altra. Ma sono passanti. Ma che pulita amica. Che c'è cotta? La stanza di un buco. Ha già fatto apposta fino a andare in ufficio. Facitemi fare 6-7 ore sul. Chino chino. Chiatta chiatta. I mattini. Poi va a fare un tanto in da casa mia. 30.000 lire bastano. 30.000 lire. Tratemi a casa. E pulite il documento? Oh, non c'è bisogno, per poche ore, non vi registro. Maronga, dammi un sequestro. Qua doveva venire uno che poi non è venuto più. Tra sito. Hai della macella? Grazie. Ma a casa sta buono. Ma che pazziate. Questa è la tana di un vino. Questo si chiama pensione alla tranquillità. Tra sito. Buonanotte. A nessuno, questi 30.000 lire mi metti in tasca. Anna Guri, a proposito, tu proti mi sta ancora cattivo. Una donna deve avere un uomo solo, una donna deve essere fedele, la donna è morbida, stesa sul letto. Ma qua è morbida, arroiata con ciuccio. Come si può non sapesse che voi, quando avete avuto tanto da una donna, siete bocca aperta e vi andate vantariando con tutto il quartiere. Io sono segreto, io sono segretero. Un segreto, voi siete un chiacchierona, cucchella così, cucchella di qua. Quella da culì, gli ha da parlarne tutte e femmina. Ah, a proposito, ma non vi approfittate di quella piccola confessione di simpatia che mi è scappata? Badate che come vi avvicinate, faccia sirena. E faccio Marluzzo. Faccia sirena d'allarme. Lungo uno strilla che non ha fornisco più e è arrivato tutta a casa. Siete avvertito. Ma lo vai, Manca a fa camere e Gino Dorì. E vengo pure io, ya, così ti aiuto e ti aiuto pure a sorvegliare. Diciamo la tua Alicia, Gino Dorì si pigli sempre pochi busillo. Busillo, che voi avete trovato un Marcellino sul riente maraviglia. E ti scordate capo mondo, quanto si bello! Ma come vai in tuo bagno che ci sta Dio? Ma
passato. Io mi metto a paura, che mi stanno spirito su tutti in notte. Allora, 5, 6, 11. Ma che scrivo? Niente, facciamo vedere che faccio 4 punti, tanto a modo volete se con uno. Ma nemmeno, non avevi mai contato. Conto, conto. 1, 2, 3. Allora, mia, come la ci sono nato? Anime, papà, anime, papà, aiutami. Fai ma che cosa? Mandaci un segno. Io facerei un piede, io facerei un piede. Allora, mamma mia, c'è da... Ma fa cazzissimo, scende pazzo! Ah, che bello bagno che mi hai fatto! Ma perché te ne sei fatto qua? E come no? Mi sono consolato! Questo è indistruttibile! Francesca! Francesca! Carmelena! Avete chiamato? Ma come non dai, come la mia! Stai parlando una mano a me! Francesca, prepara la colazione al tuo padrone signore, eh? Me la porti di là, a letto, mi raccomando, eh? Come è possibile, mamma mia? Ma come saggi, chi se ne arrava all'isolando? Proprio moga, finalmente potevi stirare un po'. Perché? Okay, prima non potevi stirare? No. Ma perché? Ma perché non lo sapete? È che alla fine a me manca da correndo. Mi è mandata con lei! E poi mi è tornato! Proprio mo, signor! Ho il Luigino che ha mano e ha correndo venendo! Gennà, chi sta tenendo la mano superiore con la dentro? Ma guarda mo! Ma Gesù, dico io! Chi si va a mandare in tavasca in bagno e vede manca correndo? Esce e torna a venire! Vieni! Mi ha già corrito a bagno! Ma non ci capisci mo! Devo filare il tavolo! Ci volesse solo che ce ne sia ma uno manato! Fammi a preparare la colazione a questo scucciandone. Sì, ma lo servi una colazione in da camera, signor Gino Dore. A colazione, si mangi in da cucina. Sì, beh, non vi arrabbiate, che la vita è bella, ma non a mangiare in da cucina a colazione. Sì, beh. E ho che fuori di sta che tu manca. Al veleno! Per scarafuno! Sì, per scarafuno, Soros! Noi qua stiamo appestati, Reppi! No, donna Nanni! È passata un'altra mezz'ora della nostra vita! Mamma mia, chi si può fare un muro, ci malavuta! No, la luna non è tramontata ancora! Stava venendo un'eclissi! E poi se ne aiuta a correndo. Ma perché la luna va a correndo? Come ogni cambiamento atmosferico. Ma cosa sta succedendo in questa cosa? Niente, Peppi, che sta succedendo? Niente. Quelle sono cose dell'astrologia che noi stiamo studiando per ammazzare, per passare il tempo. Ma perché te ne callo o è piatto un posto ibernac? Ma voi, esce la luna, avvertitemi! Ma che fanno bagno mare! Nanni! Nanni! Giù! Non ti resta che fare una sola cosa! Oh, Polena! Ah, ma mi morto! Gennà, ma c'è stava a colazione o a pranzo? Ho giunto una deserta, Nanni! Quanto ci capito l'occasione, giunta! E dove vai tu? Portavo quello zinacchista. Che ne via tuo francobollo? Per piacere, metto nell'angolo che te lo fa colazione lì da cucina. Ma ce la porti in da cucina, signor? No! Taccelitto, metto nell'angolo che può essere che lo fa colazione qua. Va bene. Dammi stu volena. Cioè, no, ma cosa fanno tutto quanto? Va bene, ho cominciato a pensare che non stavo niente di giù. E te goccia. Via. Vai, non mi va.
Ma perché così ciunga? vabbè. Ma chi ha
Ma dove sta? Tu! Sì, sì, io non posso stare lontana da essa. Io ho già morito in questa stanza. Ma fermatevi! No, voglio parlare con i genitori. Oggi no, oh nananì, qua c'è un cadavere. Venitelo a vedere, non vanno nascondito. Ma aspettate! Calma, Nanni, devi stare calma, indifferenza. Vieni qui. Chi ti ha chiamato? Assassino! Malvagi! Siete una coppia di abboni. Ma chi hai visto? Avaricci! Avaricci! Maledetti! Delinquenti! Ma chi è? Ma chi lo fa? Ma chi posso tranquillizzare? Facciamo una cosa. Canto qualcosa tu! Canto! Io non so, canto! Mio suocero è qui! Mio suocero è qui! E tu! E tu! Voi siete un violento, un maleducato! Signore, io campo miso su, ma quando ci vuole, so essere amaro! Ma perché che ha fatto? Ha preso un schiaffo in seno da re! E per lo schiaffo morto! Non tutto bene, mi fatti in terra! Ma io non lo faccio, ma c'è la mano! Ma che siete della madre, tu bello? Oh, ma fendendo! Ma io ti spalle, capito? Io ti spalle! Ehi, è lanciato lo sfugone! Imbecille! Oi, apri! Ha un cane a ballare! Ma non ti piace l'acqua, perché ci stanno le femmine, ma... Sei, a chi? Ma non ti do pazza! Non ti metti? È meglio che ve ne andate, se no qua finisce male! Ma la vago! Ma la vago! Donna Nanni, vi riconfermo la stanza! Capaci in me numero! E come che vuole la roba? Chi si strilla prima? E ma chi state che ustaccio di piano? Ma trovate le picciune! Ma chi ci sta là dentro? Ma la tenuta sotto il capo! Ehi, lo scherzo è bello una volta! Ma me l'aspettavo e siamo pronti a andare da porta! Voi! Che c'è fatto? Mi avete messo in questa stanza per avvelenarmi! E non so meglio rinviare la casa mia! Almeno sono una famiglia! Ma ero distratto! Potevo andare sicuri e trovare chi lo pensava con il togliente! Ma povero Don Silvestrino! Andate in cucina a mettervi un poco di ghiaccio, perché sennò vi esce il bobone! Venite con me, ci penso io! Sono infermiera diplomata! No, signore, lasciamo stare! Ma mangi su di appena calmante, con permesso! È passato un'altra mezz'ora della vostra vita! No, il sole è ancora alto in cielo! Ricordate, squagliati nel sapore! A proposito di Capone, però, Nanni, mi fate ricordare una cosa, non lo sapone è finito, rimane incantato perché se non la vengono giù. Giornà, e sparagnà, fra poco se lavano pure a noi e con Capone. Silvia, in nome della nostra vecchia amicizia, ma tu sei sicuro
che sto fottuto un dono proprio qua. Sì, sì, io non ci lasciate la selca. Poi quello è il fratello del padrone di questa pensione. Ah, se potesse bucciare come c'erano. Sti pezzi freddi. Ma non mi si moccano pure e mi stanno venendo i corno con pasta pezzione. Ma vada bene, io schifoso, cago. Sa fa chiamare Gino Dorè. Ah, così panzeriano tutte le femmine in sta pensione. Quella a quest'ora, puntualmente, ogni giorno, aspetta il garzone del barbiere per sbabba. La stanza sua è questa qua. Io mo me la vado con un favore che ci fa tu più. Tu va là dentro e prendi di tutte le soddisfazioni che vuoi. Boh! Marco. Signor Gino Dorè, a barba! E voi chi siete? E sono con giorno nuovo il Nino Barbiere. Avete cominciato a presto a cadere, eh? E che vuoi facendo a stand-era? Ma signor, ma la facca fuori la barba? Ma non fosse per... Carbona! E mi raccomando, io sono delicato, eh! Il naso in faccia deve essere come un bello di rosa! Non vi preoccupare! Non vi preoccupare! Mettiamo prima questa! Eccola qua, Questa qui! Siete amici di famiglia! Ma cosa fa questo bottigliere?
Voi volete sapere la verità? Io sono qua per una signora! Oh, veramente? E vi do anche la prova, aspettate qua, Palmira! Palmiruccia! Oh. Tesoruccio! Focoggino! Forse sta riposando, Ma ve lo giuro che quella è la mia amante! Sì! Voi doveste vedere che donna, me ne sono visto bene! E poi forse ve la presento pure! Bella, bella! Io? Ma che è? E faccio fare qua! No, non date a niente! Ma vedete, prego! Guardate per il volo di questa vostra amante! Voi la dovete vedere che cos'è in camicia da notte, bella, tutta velata. Velata? Ma scusate, ma questa grande signora, un marito non c'ha? E come no? Ma da essere un echelli cretino proprio. Fate piano. Una che gli una ponzola che non ce ne sono simile! Ma guardate! Che sta? Tu sei un verno! Come? Sei un pidocchio! Ma mi vado già tenere la moda! E devi morire da giacina! Ma perché? Perché? Ma tu sai chi sono? Sono pazzo! No! Io sono un comarita! Un marito di chi? E bambini! Ma tu che? E io taccia la chiaga. Aiuto! Aiuto! Bambina! Domenico! Calmati! Posso spiegarti? Domenico, ti prego! Lasciami, posso spiegarti! Mi fai male, Domenico! Oh, ti faccio vedere io! Sguardi! Quello che succede per te! Vieni! Vieni qua! Calmati! Sì, ma uno di voi si accolla il delitto.
Noi? E che facciamo? Vogliamo in galera? Nanni, se vado in galera io, non esco più. Voi avete l'attenuante di Rosetta. Ah. Fate come un padre. Come una vera madre siciliana. Come farebbe una vera madre siciliana? Direbbe io. Sono stata io. Delitto d'onore fu. Ma aveva sedotto la figlia. Ah. Ma niente, capite voi? Io e te papà parlamma. Io vado a mettermi di vetta. Voi andate dentro e aspettate il botto. Io appena lo attaglio, gli sparo un colpo qua, in mezzo alla frutta. Voi correte, io vi do la pistola e tutto è fatto. Nannina, che stai mangiando? Vuoi sapere? A come tu fai il fiero padre siciliano. Nanni, queste sono cose femmine. No, sono cose uomini. No, Nanni, sono cose femmine. No, o fai tu. No, fai tu. Tu. No, tu. 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 E mo, sto ponendo gente a maledita che ci mettiamo d'accordo. O fai tu. Noi cerchiamo!
che alloggia qui so! Sì! Alloggi da qui la camera! Accomodati, assettato! Uè! A mia figlia! Quando si deve sedere! Glielo dico solo io! Agatina! Assettetetete! Vuol dire misare dromaggio! Dunque, non dite di no! Ti ho sentito dire gridare in faccia a Gino Dori! Io ti sparo! Ma sono cose che si dicono, uno che fa, mica sparo veramente! Sì, quello di sparare veramente! Tenga la pistola in tasca! Ma ci mi ha diventato già la paura! Ma io così faccia figura lo scemo! No, non mi preoccupate! È una punizione che si merita! Intanto chiama più voi che cerca di convincere! Lo scherzo sono maligne! Sono maligne! Questo pure è buono, eh! Adagi! Qua passa il tè! Bussiamo a quella porta! No, mamma, no! Adagina! A chi sarà morto un zio in America? E gli ha lasciato i pozzi di petrolio, capisse? E sti picciritti? Hanno a riconoscere un padre prima che venga acceso! Ma io mi sposo una gattessa accesa! Giaccone! Donna Rosalia! Agatina! No! Agatina è morta! Io sono l'uomo! Ma voi come mi trovate qua? Noi abbiamo fatto la strada di Cristoforo Colombo a ritroso dall'America fino a qua! Sì, perché chi lo manda a Marcellina? Agatina! No! Lontano, Luigino! Il vino si faceva e l'amore si fa odio! Padre senza cuore! Lo sai! E cosa abbiamo dovuto dire tutti questi anni, Picciritti, parla! Che cosa dicevamo quando ti mandavate di vostro padre? Ma è morto! Allora sì, mamma, dai! Ma io non sono venuto per questo! Non sono venuto per la compassione! Ho salvato la vita! E ci volato fino a qua! A vita? A nascondere! Scappa, tu stai benito! Lo zio! Mandato un killer per t'ammazzare! Sta facendo la strada di Garibaldi dalla Sicilia a Napoli! Tutta strada in Garibaldi, come stanno andando? Scappa, Tenna! Quando scappa! Quelli si sanno che mi chiamo Cinatore e poi ce lo potremmo andare a tutta parte! Agatina, io ti ho sempre amata! Io ti sposo! Ma allora ci ho parlato francese! Il vino si fa cieco! E l'amore si fa odio! Beviamo, ce lo sto vino prima che diventa acido! E per i picciritti, Ricordati i pozzi di petrolio! Ma non ho voglia! L'amore! Perciò dice questo! Ma lo sapete quanto tempo abbiamo dovuto fare per trovare! Per compassione l'ho fatto, ma io non lo sposo! Luigi, non vi preoccupate, che vi sposo io! Poi? Volevo dire, mi preoccupo che lei vi sposa, sì o no, la faccia scilacita per dindonaso! Picciritti, belli picciritti miei, ecco vostro padre! Papà!
c'è vostro padre! Papà è morto! Buongiorno mia! Voi siete in bocca, prof? Papà è brutto? Sì! L'infame è morto! Oh, che merda! Oh, che merda! Carmelo, no! Ragazzi, passo un po' in mano! No, Carmelo! Non c'è più un mandato! Gino Dore mi sposa! È mia zia! Ma, allora sono confetto! Sì, sì, ha promesso! Non c'è tempo da perdere! Niente, maledetto, non c'è lì. Bisogna telefonare subito, Don Pino. Deve sentirlo con la vostra voce. Annullare la commissione. Gino Dore sposa a Catina. Alleva d'avanzo! Bambini, restate qua con vostro papà. Il padre, Agatina, mamma, mamma, dove siete? Ucciso! Adesso! Dimmo che... Ma che è stato? Potete essere felici! Luigi non mi lascia! Ti sposa Agatina! Quelli sono i figli. I figli? Ah, sì, sì. Sono sempre l'unico papà della mia figlia. E a voi chi va portato qua? Non commento. Non ho capito. Uè, parlate voi. Che avete detto? Non commento. Allora io vado a zucchiare a casa tutti e due. Ma chi non zucchiare a casa? Io faccio un pazzo da... Ma questo è il figlio di Gino Dore. E il vostro padre dov'è? Papà è morto. Ma che carne l'avrà mandato tutto? Ma siete sicuri? Se mi vai in tota, mi sono a buon funerale, non ho niente. Aiutatemi, mi vogliono uccidere. Ho capito. C'è mia capo le valigie, no? Spiegacelo tu, scusate, io me la devo andare perché tengo fuoco con papà. Sapete perché... Quello qua, il fuoco sopra la pasta, quello non si fa mai scotta, insomma, però non mi sento a capo capo, a capo nessun un fuoco è sudato l'acqua. Ma che sono state buona? Michi, sta già parlando? Micina! No, aspetta, lo so che ti do un grande dolore, ma noi femmine stiamo così, siamo cattive. Ho scoperto che non ti amo. Tu non puoi essere padre. Tu sei curioso, ti notivo sprangioso. Ma perché mi sta guaio con te? Io voglio bene a Silvestro! Ma che buona la gira, non ci sono morta! Hai giurato di a me! Non vuoi andare sul crumo la meno, senti come bene la giudice! Ne caramella, non cantare ancora Vittorio perché sono ancora vivo, Ancora con poco! Ma non mi si do chi l'è? E so via! Ma chi l'è? Ma chi sono? Ma mi ha ucciso! È morto! Un cadavere sta qua! E stavolta non mi fai pensare, non ti dico con l'occhio mio!
Io sono stato io! Ah, sei stato tu? E meno male che dovevo che restare io! Ma che cosa dicono? Gennaro Bottigli, questa è una giornata di festa! Io sono stato! Delitto da volo! M'aveva sedotto la vecchia! Gennaro, in nome di Dio, che mi ha ammazzato da me! Questo è il promesso sposo di donna Cadino a Parfum! Delitto d'amore, forse! Questi ti uccidi! Ma aveva sedotto la veglia! Ma che stai dicendo? Questi mi ammazzano! Che a me? Ma lui mi sta a me la pausa! Ma ci può mandare di copia! No! Al cimitero li mandiamo! Chi ha ucciso quest'uomo? Io sono stato io! Delitto d'amore, forse! Ma aveva sedotto la veglia! A Gennaro! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Sei tu! Delitto d'onore! Ma me la sei tolto la vecchia! Ma tu che arrivo! No, no! Non è vero! Io sono stato io! Delitto d'onore! Ma me la sei tolto la vecchia! E no, ho fatto sparare a Don Silvestro con un colpo a salve! Non è vero, non è vero, io sono stato io, delitto d'amore fu, ma aveva sedotto la figlia! Sì, ma non ti cimba tutto quanti, ma già hai sposato anche Gennaro, Gennaro, ma non hai capito, guardalo, chi è di nuovo? Ma morto non è morto, sta bene in salute! No, non è vero, io sono stato io, delitto d'amore fu! Ma che la sei fatta la figlia!